Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video diverso dal solito, un po' particolare. Ma dal momento che mi avete detto che questi video vi piacciono e che vorreste vederli, allora ogni tanto ne spunterà qualcuno. La protagonista di oggi è Venezia, ma non la Venezia che tutti conoscono, non la Venezia che avete sempre visto, non la Venezia che trovate sulle guide turistiche, perché oggi vi mostro alcuni posti insoliti, fuori dalle guide turistiche, che non vengono nominati spesso. Andiamo a conoscere la Venezia misteriosa, quella magica, alcuni dei suoi segreti, dei suoi misteri. Venezia è una città magica, è la mia città preferita, secondo me è una delle città più belle del mondo. Tra tutti i posti che ho visitato, Venezia è uno di quei posti che non mi stanco mai di vedere. Ho la fortuna di abitarci vicino e quindi ci sono stata decine e decine di volte e la conosco molto bene, anche se continuo a perdermi. Detto questo, andiamo a scoprire 10 posti di Venezia che in pochi conoscono, che vanno fuori dal classico giro di Venezia, dalle classiche mete turistiche che vengono consigliate, perché non vedremo Piazza San Marco, non vedremo il Campanile, non vedremo Palazzo Ducale, non vedremo il Ponte di Rialto, ma tante piccole cose un po' nascoste in giro per la città. Come prima cosa però lasciate un mi piace al video, ditemi se siete mai stati a Venezia e quali sono stati i vostri posti, i luoghi preferiti. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Il primo posto in assoluto che vi consiglio di vedere, e secondo me anche il più bello di quelli che vi suggerirò oggi, è la libreria Acqua Alta. La libreria Acqua Alta è una libreria assolutamente fuori dal normale, incredibilmente strana, ma assolutamente bellissima. La libreria Acqua Alta non è una classica libreria. Tanto per cominciare, i volumi non sono disposti nelle classiche mensole, ma in oggetti assolutamente bizzarri, come per esempio un'intera gondola, valigie, bauli e anche una vasca da bagno. Un'altra particolarità di questa libreria sono gli spazi esterni, le terrazze esterne, che anche quelle sono molto particolari. Per esempio, in quella che dà sul canale è stata realizzata una scala, una scalinata interamente con vecchi volumi di enciclopedia, dove appunto ci si può salire sopra e andare a spiare quello che c'è dall'altro lato del muro. E ultima particolarità, e questa è a mio avviso la più bella in assoluto: in giro per tutta la libreria potete trovare dei gatti che sonnecchiano tra i libri, quindi in mezzo ai libri ogni tanto ci pescate anche un gatto, che poi tra l'altro sono coccolosissimi e tanto tanto belli, quindi sì, è assolutamente un posto top da andare a visitare. Posto numero 2, la Scala Contarini del Bovolo. Premetto che non c'entra niente con questa cosa, che lì vicino c'è la cucina di una pasticceria che ha una vetrata enorme e dove voi potete guardare all'interno quello che stanno preparando, quindi già quello secondo me è pazzesco, anche perché il profumo che esce fuori da lì è assolutamente meraviglioso. Ma tornando alla scala, questa è una scala che in realtà su qualche guida è menzionata, ma è molto difficile da trovare perché è nascosta in mezzo alle calli di Venezia. È una scala che ricorda moltissimo la Torre di Pisa. È una scala a chiocciola che, oltre ad essere molto bella, se decidete di andarla a visitare, in cima alla scala c'è una vista panoramica pazzesca. Posto numero 3 è Calle Varisco. Allora, Calle Varisco ha un'unica particolarità rispetto a tutte le altre calli di Venezia, e che è quella di essere la calle più stretta di tutta la città. Infatti misura soltanto 53 centimetri e è praticamente passata in mezzo a due palazzi in fila indiana, perché non c'è un altro modo per entrare. Non ha niente di particolare, non ha niente di speciale, ma semplicemente questo primato di essere la calle più stretta di Venezia, che secondo me è una cosa molto carina e particolare da andare a vedere. In linea di massima le calle hanno tutte una larghezza normale, dove ci si cammina molto comodamente, ma capita ogni tanto appunto di trovare queste viette molto strette, e questa è appunto la più stretta in assoluto di tutta la città. C'è una leggenda su questa calle che dice che gli assassini non possono attraversarla perché altrimenti verrebbero
schiacciati dai due muri che appunto andrebbero a restringersi fino a schiacciarlo all'interno, appunto. Posto numero 4, lo Squero di Sant'Orvaso. Lo Squero non è altro che una officina per gondole. E appunto a Sant'Orvaso si trova lo squero meglio conservato di tutta la città, e tra l'altro è anche ancora in funzione. È uno di quei mestieri che si sta estinguendo, che è tramandato di generazione in generazione. In città ne sono rimasti pochissimi, e questo è appunto il più antico, il meglio conservato e uno dei pochi ancora in funzione. Non si può entrare dentro lo squero, ma si può spiare dalla strada di fronte. Posticino numero 5 è il Ponte del Chiodo. A Venezia ci sono oltre 300 ponti, ma c'è un unico ponte ed è questo, che è senza parapetti. Ce n'è un altro, ma è su un'isoletta di Venezia, quindi andiamo fuori, diciamo, il centro di Venezia, e questo è appunto l'unico ponte senza la ringhiera. In realtà, inizialmente tutti i ponti di Venezia erano così, ma poi hanno dovuto adattarsi alle nuove normative. Questo è l'unico che è rimasto appunto esattamente come era una volta. Posticino numero 6 è il campanile di San Giorgio. Anche questo non è posizionato al centro di Venezia, ma sull'isola di fronte a Palazzo Ducale, di fronte a Piazza San Marco. Il fatto per il quale io ve lo menziono in questo video è che il campanile di San Marco e il campanile di San Giorgio sono praticamente gemelli, sono quasi completamente identici. Il punto qual è? È che la maggior parte dei turisti va a visitare appunto il campanile di San Marco aspettando code, trovando sempre il posto super affollato, quando in realtà basta andare al campanile di San Giorgio e vedrete lo stesso identico campanile. Solo che è un posto che non è una meta turistica classica e quindi lo potete visitare senza troppi problemi. Posto numero 7 è la chiesa di San Zaccaria. In realtà di chiese a Venezia ce n'è un'infinità. A Venezia ci sono oltre 200 chiese. La particolarità di questa chiesa è la cripta, perché è allagata 365 giorni l'anno, quindi qualsiasi giorno voi andiate a vedere la cripta di questa chiesa, ci sarà all'interno sempre dell'acqua. Posto numero 8, e anche questo è uno dei posti secondo me più belli della città, più particolari e che vi consiglio assolutamente di visitare, ed è il Ghetto Vecchio. Partiamo col dire che il ghetto di Venezia è il ghetto più antico del mondo perché risale al 1500. Appena varcate i cancelli del ghetto vi sentite immediatamente catapultati in un posto diverso. Il ghetto è completamente diverso dal resto della città, mentre il resto di Venezia è ricca di decorazioni, di magia, è molto ricca, molto decorata. Il ghetto è l'esatto opposto, appena entrate lì dentro, entrate in un altro posto, fate un salto, è come se foste in una città diversa, siete circondati da filo spinato, le case sono molto alte perché non avendo il permesso gli ebrei di uscire dal ghetto, allora alzavano i piani delle case, sono molto spoglie, insomma si entra in un posto diverso. E lì dentro è rimasto tutto un po' come una volta. Trovate ancora i ganci dei cancelli che venivano chiusi appunto ogni sera in modo che gli ebrei rimanessero lì dentro. E, i negozi con tutti oggetti tradizionali ebrei, insomma, io vi consiglio di vederlo. È un pezzo di storia che merita di vedere ed è una parte di Venezia che è completamente diversa dal resto della città. Quindi, se avete l'occasione, andate assolutamente a vederlo. Posto numero 9 è la casa circondata dall'acqua. C'è un'unica casa in tutta Venezia che è circondata dall'acqua su tre lati. Ha un unico accesso sul retro e è situata nella zona della libreria acqua alta, quella che vi dicevo appunto all'inizio del video. Ultima cosa da vedere a Venezia, anzi da scoprire a Venezia, sono tutte le sue stranezze. Venezia è tanto bella quanto magica, quanto strana. E quando vi dico che è strana, è davvero molto strana. Ha un sacco di cose particolari che trovate in giro per la città, a volte sono nascoste, a volte ce l'avete proprio davanti alla faccia, e sono tutte cose che non hanno assolutamente senso. Di questo però, se voi avete piacere, vi farei un video e appunto vi mostrerò
mostrerei tutte quelle cose senza senso che ci sono a Venezia, come per esempio teste d'oro appese, ratti disegnati sulle colonne, porte dalle forme strane, muri senza case. E adesso non me ne viene in mente altri, ma credetemi, a Venezia ci sono un sacco di cose strane e la cosa bella è proprio non andarle a cercare, ma accorgersi che ci sono. In realtà, passeggiando per Venezia ogni tanto capita e vedete una cosa e dite: ma che cavolo è quello? Comunque, con questo è tutto. Io spero di avervi fatto conoscere una Venezia diversa dal solito, una di quelle che appunto non vedete sulle guide turistiche, non vedete sui documentari, che non sono molto conosciute. Lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto questo video, fatemi sapere sotto nei commenti se volete il video con le cose strane, bizzarre e particolari di Venezia. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!